Si è svolta nello scorso fine settimana la 21ª edizione del Trofeo Auguri, valevole come quarta prova della Coppa delle Coppe 2010-2011, gara nazionale individuale di boccette aperta alla categoria Master. Perfetta, come al solito, l'organizzazione del Circolo 14 febbraio, che ha ospitato i due intensi giorni di gare. A contendersi il prestigioso trofeo, nonostante il maltempo abbia impedito a molti di raggiungere Ancona, i più forti rappresentanti di questo affascinante sport. Abbiamo chiesto al presidente del Circolo 14 febbraio, Claudio Zazzarini, un bilancio del trofeo Auguri e di un anno di eventi culminati con la disputa del campionato italiano. Chiudiamo l'anno con il trofeo Auguri, che è una classica della stagione biliardistica, che ormai ospitiamo da 21 anni dopo la fase di maggio, dove abbiamo ospitato il campionato nazionale di biliardo. E questo è una manifestazione ben riuscita, siamo contenti di come è andato tutto l'andamento dell'attività biliardistica nell'anno. Ringraziamo anche la FIBIS per la sua disponibilità a continuare l'attività biliardistica in un circolo che non fa solo attività sportiva del biliardo, ma fa anche attività culturale, turistica e beneficenza per le altre ONLUS. È un circolo che ha più di 130 anni, è nato subito dopo l'Unità d'Italia ed ha continuato negli anni. Prima era un mutuo soccorso, era il fulcro del piano San Lazzaro, dove la cittadinanza trovava all'interno di questo circolo tutto quello che non aveva, e quindi c'era perfino l'infermeria, le docce, la gente veniva qui e qui mangiava insieme, c'era una solidarietà. Oggi è diventata una attività prevalentemente biliardistica a cui noi continueremo a dare seguito, e per questo abbiamo fatto anche un grande investimento, questo lo voglio dire. Da quest'anno entreranno in funzione i pannelli solari, che ci permetteranno di avere un'autonomia e un risparmio sull'energia, che voi sapete che i biliardi sono riscaldati e quindi una delle nostre spese più grosse è proprio l'energia, e oltre ad avere un risparmio nel consumo energetico e anche sotto l'aspetto ambientale, abbiamo fatto una cosa che dà prospettive al circolo, ma anche per tutto il resto, per l'ambiente, per la società. Prezioso l'apporto degli sponsor vicini al circolo e alla manifestazione. Felice la Cecilia, perché la New Energy System è al fianco del circolo 14 febbraio e di questo sport? Abbiamo deciso di sponsorizzare questa iniziativa perché insieme al presidente crediamo in tutto ciò che riguarda il risparmio energetico, le fonti rinnovabili. Questo impianto di 20 kW permette, è un risparmio energetico, quindi una riduzione di quello che è l'emissione di CO2. Oltre a questo discorso qui permette anche di dare un contributo anche economico per quanto riguarda la struttura stessa. Jacopo Cantarelli, parliamo della vostra rete commerciale e di questo veicolo di promozione. Chiaramente noi come azienda siamo comunque un'azienda che è sorta da qualche anno, ma come tutte le aziende del fotovoltaico non ha comunque una lunga esperienza di anni, che chiaramente siamo da 5 anni sul mercato, siamo al momento comunque presenti chiaramente nelle Marche, poi scendiamo in Abruzzo, in Molise, in Puglia, e chiaramente manifestazioni del genere sono manifestazioni che ci possono comunque essere molto utili per quanto riguarda anche il discorso pubblicitario. Ora, questo chiaramente a maggior ragione dove noi questo comunque edificio siamo andati a installare il circolo, un impianto da 20 kW che anche di per sé ci rende pubblicità. Poi il discorso di manifestazioni del genere poi aumenta l'utilità stessa dell'impianto, fondamentalmente.
Appassionanti le gare, seguite da un folto e competente pubblico. E dopo una serie di spettacolari colpi, hanno raggiunto la finale, si sono contesi il titolo, il forlivese Yuri Minnoccheri e il riminese Enrico Rosa, due dei più forti master del mondo. Al termine di una finale incerta solo nella prima parte, Enrico Rosa si è aggiudicato il 21esimo trofeo Auguri. Con Yuri Minnoccheri facciamo un bilancio di questa competizione. Il bilancio di questa competizione va bene, perché arrivare secondi vuol dire non arrivare ultimi, più di 100 iscritti, e d'altronde il mio avversario è stato bravissimo, non c'è niente da fare. Il bilancio della stagione va bene, ho fatto due secondi due domeniche consecutive, speriamo di migliorare quel pelino, dai. Un giudizio sull'organizzazione e sul livello tecnico di questa gara. L'organizzazione è tutto bene, tutto ok, livello di arbitri, posto e tutto il resto. L'unica cosa è che noi giocatori, diciamo, fra i più bravi, preferiamo giocare sui biliardi col panno nuovo, che invece qui non c'erano, via, però va bene lo stesso. Enrico Rosa, un giudizio sulla gara. Ma anche malgrado il tempo, che c'è stato molto contrario, l'amministrazione qui in Ancona riescono sempre bene. Grazie alla sala ben attrezzata, grazie alla direzione di Duca, all'organizzazione degli arbitri, diciamo veramente. Io sono molto contento perché questa è la seconda volta che la vinco. Poi ho fatto dei secondi, dei terzi, diciamo che ancora mi porta bene. Comunque la stagione è cominciata piuttosto bene. Questa è la mia seconda gara nazionale che vinco, sono in testa alla classifica Coppa delle Coppe, meglio di così non poteva andare. Il livello tecnico di questa competizione? Beh, direi che abbiamo giocato, secondo me, un livello alto perché comunque le difficoltà ci sono in questi biliardi internazionali. E la finale è stata con forse il più forte di tutti, Yuri Minnoccheri, che poi veniva da una sconfitta sempre in una gara nazionale domenica scorsa, quindi non era facile batterlo due volte di fila, insomma. Quindi domenica ha perso col veneziano Vanini e oggi ho vinto io, insomma. Una finale senza storia? Sì, mi sono preso dei rischi perché secondo me a certi livelli, non quello più fortunato, quello che rischia di più e si azzecca, diciamo, può prendere via. Infatti dopo due sfogli stava 31-0, 31-5, poi dopo è andata via, insomma. I suoi prossimi appuntamenti? Ah, adesso andiamo nell'anno nuovo, facciamo un po' di pausa perché veniamo da 5 weekend che abbiamo giocato sempre di continuo. Andiamo a Carpi, poi a Bologna, poi insomma giriamo un po' l'Italia. Infaticabile protagonista delle boccette in Italia, il presidente Gianfranco Duca. Il 2010, un anno positivo? Come comitato provinciale di Ancona abbiamo fatto le più grosse manifestazioni in assoluto, compresi i campionati italiani a maggio, proprio qui dentro al circolo 14 febbraio, dove hanno partecipato i 16 master, che sono i migliori giocatori d'Italia, e i 128 migliori prima categoria che si sono disputati il campionato italiano individuale. Inoltre abbiamo tre squadre che giocano sia a livello regionale che provinciale. Abbiamo ancora in programma un'altra manifestazione, che è un memorial per un ragazzo, che faremo a marzo. Questa è una delle migliori 8 gare in assoluto d'Italia, valevole per la Coppa delle Coppe, si è visto dai partecipanti che ci sono i migliori di tutta Italia in assoluto. Io posso dire di essere soddisfatto, anche se debbo lamentarmi dello scarso aiuto degli enti preposti, comune, provincia e regione. Non rispondono quasi mai o mai presenti a queste manifestazioni. Questo è un guaio, perché il biliardo è uno sport sano che tira i giovani e li porta via dalla strada e dalle cattive intenzioni, e avrebbe bisogno di un po' più di riconoscimento. A parte Duca, che Duca è il presidente, Duca è quello che organizza, però il contorno di tutti i circoli. Ho 36 circoli nella provincia di Ancona, ne abbiamo oltre 120 nelle Marche, siamo 1480 in Italia, insomma c'è un movimento che di 80-90 mila persone. Parliamo di questa gara dall'importante valore tecnico. Sì, perché questa è una delle migliori 8, dicevo, valevole per la Coppa delle Coppe, e c'è una classifica speciale che
introduce i migliori punteggi delle 8 gare i giocatori a fare la pool finale per entrare nei master. I progetti per il 2011, almeno quelli che ci può anticipare? 2011 la Federazione di Roma ha riprospettato il campionato italiano come l'anno scorso. Io sono tentato di farlo, però ho bisogno dell'aiuto esterno, altrimenti senza l'aiuto degli enti e degli sponsor non si può fare assolutamente niente. Parliamo anche della sua attività nel settore arbitrale. Gli arbitri, io sono responsabile nazionale, non è che posso magari curare anche nei minimi particolari quelli della Liguria, via discorrendo, però ho periodicamente dei rapporti, non ci sono grosse lamentele, gli anni massimo chi fa l'arbitro è una persona a posto, al di fuori di interessi di parte o di amicizia o di questo e quell'altro, l'arbitro del biliardo è un arbitro imparziale. Approfittiamo dei microfoni anche per avvicinare i più giovani a questo sport. Noi adesso qui come circolo 14 febbraio abbiamo intenzione di aprire una scuola per giovani, cosa che hanno fatto già alcuni circoli, tipo il Gabbiano di Colle Marino, lo sta facendo il CRAR Palombina Vecchia, lo sta facendo il dopolavoro ferroviario di Falconara, lo sta facendo anche il Club Italia di Osimo, ma siccome il 14 febbraio è uno dei migliori circoli biliardistici d'Italia, è un tempio, una scala, diciamo, abbiamo intenzione di sviluppare una scuola qui dentro.